Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il Punto sui Mercati, il primo di questo nuovo anno, il 2024, sempre con Alberto Zorzi, responsabile della direzione investimenti. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi e ben ritrovati. Lo scorso mese ci siamo lasciati evidenziando una divaricazione fra i tassi impliciti americani e quelli che in gergo chiamiamo i DOTS, ossia le previsioni dei banchieri centrali che hanno in mano le leve della politica monetaria americana. Dopo il meeting di dicembre della Fed, è cambiato qualcosa? La Fed ha aggiornato i DOTS aggiungendo un taglio rispetto a settembre. Rimane tuttavia un disallineamento tra quanto implicito nei prezzi di mercato e quanto veicolato dalla banca centrale. Mentre i banchieri centrali vedono mediamente tassi ufficiali intorno al 4,25% alla fine di quest'anno, i tassi impliciti del mercato puntano ancora più in basso. E che cosa implica questa divaricazione? Hanno corso troppo i mercati? I mercati anticipano e spesso si muovono per eccessi per poi ritracciare. I banchieri centrali, in presenza di dati di inflazione ancora sopra il proprio obiettivo, da un lato riconoscono gli indubbi miglioramenti e dall'altro cercano di trasmettere il messaggio che non intendono abbassare la guardia. La divergenza tra DOTS e tassi impliciti non deve quindi preoccupare, ma è bene che non si ampli. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per Eurozona invece che considerazioni possiamo fare? La BCE ha reso note le nuove previsioni di inflazione. Anche in Eurozona la convergenza verso il target è in atto e gli economisti della BCE lo confermano. I mercati anticipano una serie di ribassi dei tassi ufficiali e nel corso dei prossimi meeting l'opportunità di un ribasso potrebbe diventare un tema di discussione e nel corso della primavera un primo taglio potrebbe anche materializzarsi. Abbiamo parlato di divergenza tra aspettative dei banchieri centrali e tassi impliciti e nonostante il ritracciamento di questi mesi le curve dei rendimenti rimangono ancora invertite, una situazione che, data la persistenza, sembra più un'anomalia che un equilibrio. Che cosa dobbiamo attenderci? Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare da dove arriviamo. Le migliaia di miliardi di titoli pubblici comprati dalle banche centrali e il forte aumento dei tassi ufficiali nel 2022-2023 hanno lasciato un segno che sarà riassorbito nell'arco di anni. Se teniamo presente questo aspetto, le cose sembrano meno anomale di quanto possano apparire a prima vista. Nei meeting di Fed e BCE si è parlato di occupazione, di economia e da questo punto di vista ne emerge un quadro costruttivo. Sembra incoraggiante per chi deve investire. Dopo un 2023 tutto sommato positivo, che cosa dobbiamo attenderci per il 2024, Alberto? Il 2023 è stato un anno positivo per l'economia e mediamente anche per i mercati finanziari. Il nuovo anno comincia in continuità con quanto visto negli ultimi mesi. Sul piano elettorale sarà un anno denso di appuntamenti e si potranno delineare nuovi equilibri oggi molto difficili da delineare. Questo impatterà sulle scelte di politica economica interna ai paesi, alle aree economiche come Unione Europea e nelle relazioni internazionali. Le nostre soluzioni di investimento e l'asset allocation strategica dei nostri fondi si confermano adeguate a affrontare queste nuove sfide. Grazie Alberto, questa era l'ultima domanda. Ricordo a tutti di continuare a seguirci sui nostri canali social e digital e sul nostro sito www.arcafondi.it. Arrivederci.